e Siena trionfa come sempre immortale. Il mantra che tutti i senesi conoscono era la chiusa delle sue telecronache del Palio. Silvio Gigli nasce a Siena il 10 agosto 1910. D'Artuchino comincia la sua carriera giornalistica nemmeno maggiorenne a 17 anni nel 1927 come cronista per il quotidiano fiorentino La Nazione, passando in seguito al livornese Il Telegrafo. Dopo aver vinto il concorso dell'EIAR, la mamma della RAI, comincia la sua strabiliante carriera di presentatore, cronista e organizzatore di format. I suoi programmi sono in genere oggetto di vasti ascolti, a partire dal Radio Igea del 1939, dedicato ai malati ricoverati negli ospedali. Quando ancora non è finita la guerra, nel 1944 inventa il gioco quiz Botta Risposta, che precede il televisivo Lascio Raddoppia di Mike Bongiorno, quando anche in Italia arriva la televisione. Ha il compito di fornire una forma di distrazione alla popolazione, compito in cui il Gigli eccelle anche grazie alle sue battute di spirito, come quella famosa «Lei è una cravatta color singhiozzo di pesce». Collabora con Alberto Sordi, per il quale inventa il buffo personaggio di Mario Pio e conduce programmi di scoperta di giovani talenti, tra questi Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Oretta Berti e Loretta Goggi. Nel 1951 conduce Sorella Radio, uno dei programmi più longevi della radio italiana. Con qualche particina fa dei camei in una serie di film, tra cui La tratta delle bianche, Fiorenzo il terzo uomo, Botta risposta, e scrive della sua città, Siena, come ad esempio nel romanzo L'assedio, dove racconta le ultime ore della libertà senese nel 1555. La sua scrittura e la sua lingua sono di tale livello che verrà nominato membro dell'Accademia della Crusca. Come cronista del Palio di Siena viene ricordato soprattutto per le parole con le quali concludeva immancabilmente le sue trasmissioni da Piazza del Campo, che era «E Siena trionfa immortale». Tale citazione è stata ripresa dalla senese della giraffa Annalisa Bruchi in chiusura delle sue telecronache del Palio per conto della RAI. Spesso la sua cronaca veniva indifferita la sera alle 22 sul secondo canale della radio e raccontava a chi non era a Siena che aveva vinto. A Gigli si deve anche l'idea di un concorso del 1965 per premiare il più bellino delle 17 contrade, cosa che costringe quelle che ancora non avevano uno a realizzarlo in fretta e in furia. Il concorso viene vinto dalla imperiale contrada della giraffa. Il testo viene scritto dal suo amico Bruno Tanganelli di Cambus e dal musicista romano Nino Oliviero. Gigli è stato protagonista anche di un episodio singolare. È lui che a capo di un gruppo di contradaioli tartuchini, prima del Palio della Pace del 1945, quando era mangino, tira uno schiaffo al mossiere per protesta, perché per due volte il mossiere annulla la partenza del loro cavallo, a cui segue il ritiro della contrada dalla corsa. Lasciando un'immensa eredità culturale, Silvio Gigli muore a Roma il 7 febbraio 1988.